Pretella Ovest, sindaci imbufaliti, prima di presentare il progetto potevano avvisarci, la soluzione non va bene. L'audizione surreale di Zonine tra non so e non potevo ricordare tutto quanto. Stalking di famiglia, l'appello dei carabinieri, denunciate subito senza paura. Corte d'appello conferma, Stampini deve pagare 483.000 euro e non è finita qui. Parlano il papà e la fidanzata di Luca Russo morto, i ragazzi viaggiate. L'amore tra il professore e la giovane studentessa dell'Alta finisce in tribunale. Senza patente da diversi anni ad un posto di blocco dice di essere il fratello, incastrato. Buonasera telespettatori, iniziamo subito il nostro telegiornale con le polemiche roventi e il mal di pancia tra i sindaci. La presentazione del progetto di una nuova bretella non piace proprio ai primi cittadini. Taglia di fatto il parco in un punto magnifico del suo splendore, credo sia completamente assurdo come ragionamento. La tutela ambientale nelle grandi opere è la prima cosa da fare. Il giorno dopo la presentazione del tracciato che collegherebbe Bassano Sud a Fontaniva, i sindaci si mettono sulla difensiva. Giù le mani dal Parco delle Rogge, mette in guardia il sindaco di Carmignano di Brenta, una posizione la sua per nulla isolata, tanto che questa mattina le telefonate tra i primi cittadini del bassanese si sono susseguite senza soluzione di continuità. Nessuno mette in discussione la necessità di collegare il bassanese a Padova con una viabilità meno fragile di quella attuale, ma nessuno tocchi l'ambiente, sostengono i primi cittadini. Che questo significhi mettere in pericolo il parco del Brenta oppure alcune frazioni tipo Casone di Fontaniva, assolutamente no. Concertazione, condivisione e valutazione attenta delle alternative. Prima su tutte il tracciato est, questo chiedono oggi i primi cittadini. Assolutamente vanno coinvolti gli enti locali fin da subito, immediatamente, perché se vogliamo veramente fare qualcosa di concreto e possibile, senza i comuni non facciamo niente. Ieri audizione di Zonin in commissione banche a Roma e c'eravamo anche noi. Tre ore surreali quelle vissute nella serata di mercoledì a Palazzo San Macuto durante l'audizione dell'ex presidente della Banca Popolare di Vicenza Gianni Zonin nella commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Tre ore trascorse con Zonin che inanellava una serie di incredibili «non so, non ricordo, non rammento, non è che posso ricordarmi tutto». Un sacco di non, di fatto, per dribblare le domande dei commissari sui fatti che hanno portato al crack dell'Istituto di Credito Veneto, presieduto per 19 anni proprio da Zonin. L'ex presidente ha negato di essere a conoscenza delle operazioni baciate. Per quanto riguarda la conoscenza da parte del Consiglio di Amministrazione e del sottoscritto, io l'ho saputo il 7 maggio 2015. Ero a Milano a colloquio col capo degli ispettori della BCE, che ho chiamato il direttore, ho detto: ma cos'è questa faccenda delle baciate? Comunque io sono venuto a conoscenza il 7 maggio. Prima di entrare Zonin si era dichiarato sereno e aveva detto di aver perso parecchi soldi pure lui. Delusi i parlamentari che fanno parte della commissione, delusi, delusissimi, e li possiamo capire, le migliaia di risparmiatori truffati dal crollo delle ex popolari venete. E anche non ricordo, anche non so, parlano, per cui... non è finita qui poi, perché stiamo valutando se audire l'amministratore delegato. È ricca di omissioni e quindi assolutamente insoddisfacente. Purtroppo i risparmiatori e i cittadini italiani restano senza risposte per troppi versi. Ora invece parliamo di cronaca e dei recenti casi di stalking. Ascoltate. Uno in carcere, uno ai domiciliari e il terzo in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Tra i provvedimenti eseguiti a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro dai carabinieri di Bassano del Grappa. Il primo riguarda un 43enne di Bari accusato di aver minacciato l'ex moglie ma anche la babysitter della figlia e la vicina di casa della donna. Per l'operaio che abita nel bassanese è scattato l'ordine di arresto in carcere. Ai domiciliari è finito invece un 45enne di Romano De Zelino che non ha mai accettato la separazione con la compagna. In mattinata i carabinieri sono stati costretti a intervenire due volte perché lui non voleva saperne di andarsene.
a pesare sul suo conto anche una serie di messaggi che l'uomo aveva mandato alla ex nei giorni precedenti. È assolutamente necessario procedere immediatamente a contattare le forze dell'ordine, ma già sin dal primo episodio, per consentirci di utilizzare ogni strumento a nostra disposizione, fermare le intemperanze ed evitare conseguenze che possono essere non prevedibili. Nei guai è finito anche un cinquantenne di Rossano. L'uomo era stato arrestato nel 2007 per persecuzione nei confronti dell'anziana madre. Per quei fatti l'uomo è stato ora accompagnato in una struttura per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Parliamo di persone che, prese asetticamente, possono sicuramente essere catalogate come normali, ma che in condizioni di particolare stress emotivo o di problematiche anche psichiatriche possono avere reazioni non prevedibili. Incastrato il primo furbetto dell'assicurazione dai nuovi varchi di via Motton in città. Un uomo di Cismona del Grappa è stato bloccato dopo un breve inseguimento della polizia locale. L'auto era priva di assicurazione ed è quindi stata sequestrata. Lui è stato invece multato per guida senza patente. Ora invece parliamo del caso Stampini. La Corte dei Conti conferma: Stampini deve risarcire l'ASL di Trento. Il falso ginecologo, in realtà geometra, Andrea Stampini, a processo a Venezia per esercizio abusivo della professione, lesioni gravissime procurate durante il parto a un bambino nato all'ospedale di Dolo, dovrà restituire 483.633,80 euro quale danno erariale per gli stipendi percepiti dall'azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia autonoma di Trento, per la quale aveva lavorato dal 1985 al 1998. È attesa invece a breve la sentenza della Corte dei Conti di Venezia a carico del falso ginecologo. La procura contabile ha chiesto la restituzione di 1.581.000 euro, ovvero quanto guadagnato da Stampini tra il 97 e il 2014 in varie ASL del Nord-Est, tra le quali quella di Bassano. E sono state istituite due iniziative per ricordare Luca Russo. Bassano non dimentica Luca Russo, il giovane ingegnere ucciso lo scorso agosto nell'attentato di Barcellona. Anzi, sceglie di onorarne la memoria con due iniziative rivolte ai più giovani. A Luca sarà intitolata l'aula studio della biblioteca comunale e in suo ricordo amministrazione comunale e liceo Brocchi istituiranno ogni anno due borse di studio per dare la possibilità ad uno studente e a una studentessa del liceo cittadino di prendere parte ad un viaggio studio all'estero già dalla prossima estate. Entrambe le iniziative hanno avuto il beneplacito della famiglia di Russo e della fidanzata Marta. Avrò il piacere di andare in un'aula che porta il suo nome ed è un modo appunto per ricordare comunque a tutti quanti anche che lo studio è un modo per riuscire a realizzarsi, insomma, come secondo me Luca aveva appunto fatto. Per chi l'ha conosciuto, Luca è una presenza sempre viva, anche se, ammette papà Simone, guardare avanti è molto difficile. Si cerca di tirare avanti pensando siamo un'altra figlia, quindi è giusto andare avanti, pensare a lei e con ricordo sempre di Luca. Non c'è un momento in cui io non pensi a lui, però penso che questo sia comunque uno scossone della vita da cui bisogna comunque cercare di ripartire e non fermarsi, bloccarsi, buttarsi giù. Marta pian piano sta ritrovando il sorriso, ma tornerà anche a viaggiare. Ci penserò l'anno prossimo, magari, perché no? E con un po' di incertezza all'inizio, forse, però con la volontà di riuscire. E continuare a viaggiare senza paura è il consiglio che anche il papà di Luca vuole dare ai giovani. Non farsi intimorire. Oggi come oggi bisogna andare all'estero, bisogna girare e non è aver paura per queste persone che ci infondono solo crudeltà e paura. La Santissima Trinità sarà costruita una rotonda, allora guardiamo il progetto nel prossimo servizio. Com'è attualmente ed ecco come sarà. Stiamo parlando dell'incrocio tra via Fozza, viale Vicenza e via Diaz a Santissima Trinità in Angarano. Come vi avevamo anticipato nel corso dei nostri telegiornali, il vice sindaco Roberto Campagnolo in assemblea di quartiere ha presentato il nuovo progetto che prevede la costruzione di una rotonda e tre passaggi pedonali rialzati. Il costo dell'operazione è tra gli 80 e i 100.000 euro. Quando verranno stabilite le risorse per il 2018 e la copertura finanziaria, il progetto verrà portato in giunta e approvato. Soddisfazione da parte dei cittadini che aspettavano da anni la soluzione a quella che molti consideravano una criticità. Questo era una richiesta che da tempo i nostri concittadini avevano fatto e nel rapporto istituzionale con l'amministrazione comunale
siamo riusciti a ottenere questo intervento che ha un valore di circa 100.000 euro, che permette in sicurezza una zona cruciale per il nostro quartiere. Acque agitatissime per quanto riguarda la piscina di Marostica. Nonostante l'appoggio ricevuto durante l'ultimo consiglio comunale che ha dato il via libera all'operazione piscina, le acque a Marostica restano agitatissime. Per questo il primo cittadino Marica Dalla Valle ha deciso di incontrare i cittadini lunedì 18 dicembre alle 20.30 alla ex chiesetta San Marco. Il sindaco tenterà di spiegare le strategie sulla futura gestione e organizzazione dell'impianto sportivo. Il comune è dovuto intervenire perché la società che aveva in gestione la piscina non riusciva a pagare il debito accumulato in questi anni. Scoppia l'amore tra un professore ed una studentessa sedicenne tra i banchi di un istituto dell'Alta Padovana e il caso finisce in tribunale. Saranno i giudici del Tribunale di Padova a dover decidere se la relazione tra un professore e la sua studentessa, classe 1999, 16 anni all'epoca dei fatti, era legittima oppure no. A stabilirlo il procuratore è chiamato a indagare dopo la denuncia dei genitori. La storia risale a 2 anni scolastici fa. Lui insegnava in un istituto comprensivo dell'Alta Padovana, lei era una studentessa. A capire che il legame era diventato qualcosa di più la mamma, che aveva notato atteggiamenti strani ed aveva controllato il cellulare scoprendo i messaggi scambiati con il prof. Motivi che hanno spinto i genitori a sporgere una denuncia formale. Il prof adesso dovrà rispondere di atti sessuali con minore, con l'aggravante di aver abusato della sua posizione di insegnante. Ed ora sentite la scusa accampata da questo 47enne di Campodassego fermato dai carabinieri mentre guidava senza patente. Fermato a novembre dai carabinieri a Campodarsico, un 47enne senza patente, aveva promesso di portare documento in caserma. Al momento di firmare il verbale della multa, però, aveva fornito il nome e cognome del fratello. L'uomo, infatti, da 6 anni aveva la patente sospesa. I carabinieri, dopo aver atteso per giorni che si presentasse con un documento, lo hanno contattato, ma al telefono ha risposto il fratello, ignaro di quanto era accaduto. Scoperto il fatto, i carabinieri hanno denunciato il 47enne. E dopo 4 mesi di lavoro è stato completamente riaperto al traffico il ponte di Porta Vicenza, e non poche le difficoltà soprattutto in occasione della Fiera Franca. Auto e pedoni possono passare tutti da poche ore sul ponte di Porta Vicenza a Cittadella. 4 mesi di lavoro per un cantiere che ha presentato parecchie difficoltà, soprattutto in occasione della Fiera Franca di ottobre, tanto da costringere l'amministrazione comunale a installare una passerella in ferro per il passaggio dei visitatori. Una fessurazione anomala e la sostituzione di tiranti tra gli interventi maggiori, il primo non previsto, tanto da dover allungare i tempi del cantiere. Realizzata anche una passerella a meno di 2 settimane dal Natale. In centro città la viabilità è praticamente tornata alla normalità con buona pace di residenti e commercianti. Parliamo ora della vicenda della Maus di Campodarsego. Domani a Padova ci sarà il vertice decisivo per l'azienda produttrice di macchine e utensili. La FIOM CGL dice se non saranno rispettati i patti ripartirà la mobilitazione. Rispettare tutti i patti sottoscritti tra aziende e lavoratori 14 giorni fa, ore decisive per i 105 lavoratori della Maus di Campodarsego, venerdì nuovo incontro a Padova. Al tavolo il commissario nominato dal Tribunale, i vertici aziendali, sindacati e lavoratori, questi ultimi attendono dall'azienda il rispetto degli accordi riguardanti il pagamento delle spettanze dipendenti. In caso contrario, da lunedì i lavoratori sono pronti a una nuova mobilitazione in attesa che dal 1 gennaio parta la cassa integrazione straordinaria. Siamo all'appuntamento con i vostri presepi, quindi segnalateci le natività ai numeri che state vedendo in sovraimpressione, quindi mandate un sms, chiamate oppure inviate un'email ai numeri che state vedendo in sovraimpressione. Questa sera vedremo le immagini della natività realizzata dal nostro telespettatore Dino Cerantola. Da 20 anni rifaccio questo presepio con queste 5 statue in terracotta che sono state regalate da un mio carissimo amico. E
ogni anno io le cambio la capanna perché non è mai la stessa. E un anno la faccio in un modo, un anno la faccio in un altro. Torna questa sera, come ogni giovedì, l'appuntamento di Focus dedicato ai veneti schiacciati dalla crisi, quindi non perdete l'appuntamento alle 21:20. Ora vediamo insieme le previsioni del tempo di domani. Grazie dell'attenzione, arrivederci. Le specialità di capra locali a caglio vegetale le trovi da Cherubin. Ricotta 2,85€, stracchino 12,90€, mozzarelle 3,80€. Cherubin, via Gobbi a Bassano. Le previsioni per domani. Parzialmente nuvoloso o nuvoloso con possibili riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli nelle ore più fredde. Probabilità medio-bassa in pianura di locali deboli precipitazioni. Da medio-bassa a medio-alta in montagna, con limite della neve sugli 800-900 metri sulle prealpi e un po' più basso sulle Dolomiti. Temperature minime senza notevoli variazioni o in locale aumento in pianura e in locale diminuzione sulle zone montane, massime in aumento in pianura. Cherubin, tutto il buono dei salumi nostrani senza conservanti. Specialità di Soave a 2,29€ al letto. Pane, focacce e biscotti cotti a legna a 3,90€. Cherubin, a Bassano, via Gobbi.